Rievocando la vecchia impressione che si aveva guardando la televisione quando un canale televisivo non trasmetteva più, quindi quel fruscio, quella retina bianca, i White Spaces non rappresenta altro che lasciar liberi dei canali che un tempo erano utilizzati per le trasmissioni televisive. Quello che si può fare e che si vorrebbe fare è che, visto che lo spettro radio è uno spettro molto ambito e generalmente usato, è di poter riutilizzare quelle frequenze per altri fini, in particolare fini di carattere telematico, per poter integrare quindi servizi di nuova generazione, quelli di origine internet o quant'altro, specialmente partendo dalle zone forte digital divide. Le White Space, applicando le tecnologie radio cognitive, sono cose che noi consideriamo molto promettenti e ci stiamo facendo parte dirigente affinché, insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento Comunicazioni, mettiamo a punto degli strumenti operativi per poter spingere anche per l'implementazione di questi sistemi, che dovrebbero permettere, sia nella banda televisiva sia con nuovi sistemi innovativi anche in altre bande, di compattare un po', di aumentare la condivisione dello spettro, che è una risorsa estremamente scarsa, e quindi una migliore utilizzazione dei servizi, e poter servire quindi più clienti, far entrare nuove entità nel sistema delle frequenze, e quindi alla fine favorire l'innovazione, la competizione, in una parola alla fine il benessere di tutti quanti i cittadini. Ovviamente tutto va fatto in un modo regolamentato e ben preciso, un po' come un clock, un orologio che deve stabilire quali sono i tempi. A livello europeo e mondiale si stanno stabilendo le regole e l'Italia sta collaborando. Compito del mio organismo, del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento Comunicazione, è quello di avere queste idee chiare per poi permettere l'uso di queste tecnologie innovative e nello stesso tempo di proteggere ciò che esiste. Non ci dimentichiamo che l'Italia ha una situazione unica al mondo, nella quale cioè in Italia la TV si è sviluppata essenzialmente via radio, per cui i canali sono, e tutta la banda è veramente sovraoccupata. Quello che è emerso soprattutto da dichiarazioni che i rappresentanti delle istituzioni, del regolamentatore, quindi il Ministero e Agicom, hanno rilasciato, è che a fronte di una tecnologia come quella delle cognitive radio, già disponibile, quindi già studiata, ampiamente standardizzata, quello che manca oggi è una presa di coscienza da parte degli organismi che regolamentano le frequenze, che c'è spazio per andare al di là degli utilizzi normali, gli utilizzi standard per la televisione, per la telefonia cellulare, e dare la possibilità, con la crescente domanda che ormai abbiamo di connettività per gli utenti finali e servizi, per far entrare nuove realtà, nuovi operatori, nuove tecnologie, e sfruttare a pieno la banda anche in luoghi e in periodi di tempo in cui i titolari di questa banda non sono nelle condizioni di poterla sfruttare. Quindi non è pirateria, ma è utilizzo intelligente, riciclo delle bande a disposizione.